Dunque, in omaggio al collega che mi ha preceduto, ho scelto un titolo metaforicamente matematico e in realtà la domanda che sta, che soggiace, è molto semplice. Innanzitutto premetto che si tratta di uno studio di caso, cioè di un'esperienza particolare, della quale forse non so se avrei parlato, se non che il 1° dicembre sono andato a Verona per ritirare il premio che il mio ha deciso di assegnare al MOOC che avevo fatto lo scorso anno, il premio per l'innovazione didattica nella scuola. E quindi forte di questo premio, nel senso che i ragionamenti che vorrei fare su questa mia esperienza li trovo consolidati, corroborati da questo premio. E appunto nel corso di Job Orienta che si è tenuto a Verona lo scorso novembre-dicembre non ho avuto modo di ragionare, di presentare nessuna presentazione in quanto hanno parlato prima di me alcuni relatori, per cui in realtà vorrei collegarmi idealmente a quanto mi sarebbe piaciuto dire in quella sede e sentire anche dagli altri progetti premiati, viceversa non c'è stato modo, e quanto abbiamo sentito ieri mattina e anche questa mattina dai illustri relatori che ci hanno preceduto, tant'è vero che io ho modificato alcune slide dopo aver sentito loro gli interventi. Innanzitutto, ecco, il mio intervento si divide in tre parti. Innanzitutto presentare un po' questo MOOC, in cosa è consistito, dopodiché dare un veloce sguardo al contesto nella dimensione diacronica e sincronica e poi fare alcune riflessioni conclusive che sono un po' la parte più importante del mio intervento. Cioè non è tanto vantarsi di questa esperienza, per la quale adesso Eleonora Fantò è uscita, però devo essere riconoscente anche a lei per l'assistenza che mi ha fornito nel corso della realizzazione. Dunque, arriviamo subito al premio. Il premio qua ho messo la pergamena, il premio è semplicemente virtuale, di virtualità un premio virtuale più un riconoscimento. La comunicazione del dirigente Davide D'Amico, la mia dirigente, spiegava il motivo per cui il comitato scientifico del MIURA aveva scelto il mio e altri 8 progetti di altre 8 scuole d'Italia. Il mio progetto è stato premiato per la priorità numero 2, didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base. Tengo a sottolineare questo passaggio della motivazione del dirigente del MIUR, in quanto secondo il MIUR, ecco, il mio MOOC avrebbe avuto un accentuato carattere di innovazione, con particolare riferimento alle modalità di realizzazione, alla trasferibilità dell'iniziativa anche in altri contesti territoriali e alla qualità dei contenuti, nonché alle caratteristiche e metodologie di monitoraggio. Allora, se andiamo a vedere dal punto di vista tecnico la sostanza di questo MOOC, c'è la piattaforma EMMA, naturalmente c'è una classe virtuale su Facebook, c'è l'uso di YouTube, Google Drive, Padlet, Google Forms e Forum Publisher, al che suppongo nessuno di voi rimanga così stupito come di fronte a questi due robot che presentate al collega, perché sono strumenti direi ma quasi quotidiani. Allora la domanda è: ma dove sta l'innovazione dato l'input, la sostanza tecnologica? È ovvio che allora bisogna analizzare i dati, perché al MIUR non è che ho vantato l'uso di queste tecnologie che non sono per niente innovative. Allora, innanzitutto, guardando il MOOC in sé, la cosa innovativa è il pool dei providers che è stato messo in atto, perché nel 2016 luglio ho risposto alla call for new MOOCs lanciata dal consorzio EMMA, capitanato dall'Università Federico II di Napoli. Ho presentato il mio progetto, è stato accettato e questo progetto era già presente nel catalogo delle proposte formative del CESEDI. Io stavo cercando in realtà una piattaforma per svolgerlo e approvato anche dall'Ufficio Scolastico del Piemonte, e successivamente ho chiesto anche alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di Roma di patrocinarlo, diciamo così, una sponsorship che altro morale. E quindi quello che è un dato oggettivo è che comunque sono arrivato 3 mesi prima del piano nazionale della formazione didattica, e adesso però non è per contare perché non ce n'è assolutamente motivo. Quindi poi nell'ottobre del 2016 è uscito il PNFD e a pagina 32 si parla proprio della progettazione a ritroso, che è il focus principale di questo MOOC, cioè la progettazione,
di apprendimenti significativi dei quali ci è stato parlato questa mattina. Quindi è una progettazione didattica mirata a questo obiettivo didattico. Il MOOC è stato erogato, qui c'è qualcosa di nuovo, di solito i MOOC, anche quelli dell'Unione Europea, hanno una durata, iniziano e finiscono, quelli europei sono molto rigidi, cioè devi consegnare il project work entro una certa data, devi fare le varie tappe entro date prefissate, dopodiché non si sgarra, il MOOC è chiuso, tu se non hai consegnato perdi tutto. Infatti i MOOC della European School Net Academy, non so bene le percentuali ufficiali, ma coloro che riescono a finire rispetto al totale degli iscritti iniziali è piuttosto basso. Questo è un problema che c'è anche in quello che ho fatto io. Però ecco, la seconda cosa che... Quindi la prima cosa è offrire una finestra temporale molto più ampia, non a scadenza ma quasi un anno, dal 6 febbraio al 7 gennaio di quest'anno. Quindi di dare la possibilità ai docenti di iniziarlo, poi i docenti che magari hanno iniziato a febbraio l'hanno finito nell'estate. Seconda cosa, la cosa che io avevo constatato, uscito il PNFG, ha detto adesso ci sarà sicuramente qualcuno che proporrà qualche iniziativa di formazione sulla progettazione a ritroso, perché non è assolutamente una novità. E invece niente, frequentando le pagine Facebook degli animatori digitali, anche quelli piemontesi, italiani, niente. Allora ho detto, mi lancio io. Naturalmente mi sono allineato agli standard dell'European School Net Academy, soprattutto per esempio per la durata dei video, che non deve essere superiore ai 7 minuti. L'originalità deriva dal fatto che su EMMA tutti i providers dei MOOC sono università, e qui invece il MOOC parte da una scuola superiore statale congiunta con due università, però di fatto è l'unico provider in cui l'unico MOOC in cui il provider non è un'università, come in prima battuta. Poi ecco, l'unica proposta, e questo un po' ho fatto valere presentando un progetto al MIUR, è che potenzialmente questo MOOC è l'unica proposta che è circolata sul territorio nazionale in grado di raggiungere l'obiettivo molto ambizioso indicato dal PNFD, cioè 25.000 docenti formati entro il 2019 su questa tematica, che è un numero molto elevato. Quindi potenzialmente, perché sottinteso, basta che si iscrivano, poi appunto vedere che abbiano voglia e intenzione di farlo, però esatto, sì. Poi una cosa importante, io comunque ci sono iscritto e sono rimasto stupito, 1588 docenti di tutte le regioni italiane, qui abbiamo fatto la mappa con i tag dei vari corsisti. È interessante vedere come si va da Lampedusa fino a Trento, Valle d'Aosta, c'è un singolo iscritto in Valle d'Aosta, una interessante preponderanza della regione Campania, suppongo per via della Università Federico II, a cui sicuramente in Campania sono molto affezionati. Ecco, guardando un altro aspetto interessante, è che sicuramente ci sono iscritti corsisti di tutte, anche della scuola dell'infanzia, questo è interessante sicuramente. E guardando anche la ripartizione per disciplina, abbiamo materie umanistiche, un dato interessante perché ovviamente è una modalità di progettazione che si presta di più per questo tipo di discipline, ma anche per esempio filosofia, religione, 60 insegnanti di religione, anche di musica e anche di coding, adesso qua non si vede, ma c'erano anche insegnanti di coding, quindi ho anche delle unità di apprendimento progettate secondo questo metodo americano sul coding. Poi un altro elemento è l'innovatività, e qua sta più a livello dei contenuti, in quanto il metodo di progettazione a ritroso è oramai antiquato, quello vedremo dopo, cioè antiquato ai suoi anni, e quindi non è più proponibile in modalità singola. Bisogna studiare un remix con altri modelli innovativi di progettazione didattica, in primis il project-based learning o il challenge-based learning, eccetera, o altre modalità come gli episodi EAS, metodo EAS, brevettato, diciamo così, da professore Rivoltella. Quindi ho cercato un po' di mettere insieme varie cose, anche se ovviamente non ho potuto fare una presentazione esaustiva di tutte queste cose. Una cosa che è positiva sicuramente è il fatto che si è creata una learning community molto attiva e molto propositiva, a cui è stata chiesta, sempre secondo gli standard dell'European School Net Academy, di fare due peer review del lavoro di colleghi. E avendone fatti diversi di questi MOOC europei, ho constatato un deficit che era la mancanza di un format per le peer review,
cioè sostanzialmente non solo scrivere mi piace il tuo lavoro, punto, molto interessante, bravo, continua così, ma dare proprio un giudizio strutturato con una griglia di valutazione. Tutti i lavori sono contenuti in 21 bacheche digitali che metterò appunto nel paper, adesso non vi faccio neanche vedere, però sono ancora accessibili, quindi se uno vuol vedere tutte le rubriche di valutazione, l'unità di apprendimento, ha divise per fasi anche per varie schede, lo può fare. Ecco, una cosa interessante è questa, la laboratorialità, cioè l'elevato tasso di laboratorialità. Allora, se io prendo i 22 video che ho registrato, la durata arriva sulle 2 ore 30, in totale fa il 25,5 sul monte orario che viene certificato di 20 ore, quindi vuol dire che il resto del 75% è fatto di attività pratiche, cioè di discussione con i colleghi su queste bacheche di Padlet, di progettazione di unità di apprendimento, di rubrica di valutazione, di compiti di realtà. Tutto ciò ha fatto sì che si sia creata una comunità di pratica e di apprendimento effettiva, perché può avere come riferimento degli archivi digitali sempre accessibili. Qua faccio riferimento a un vecchio corso di 10 anni fa che il professor Comoglio tenne all'ITIS Maiorana di Grugliasco, un corso molto bello con un elevatissimo numero di partecipanti, e questo corso mi è rimasto sempre lì un po' come una promessa non compiuta, in quanto dopo una giornata intensa di presentazioni frontali da parte del professore, naturalmente di elevato valore, è seguito un pomeriggio di progettazione, e nel corso di quel pomeriggio l'idea del professore era quello di chiedere ai docenti di progettare le unità di apprendimento e poi di condividerle, ma questa idea non si è mai realizzata, quindi io, dovendo progettare il MOOC, avevo un po' come riferimento questa promessa mancata, ho detto vediamo se con un MOOC invece si riesce a realizzare questa promessa, e l'esperienza è stata sicuramente positiva. In questo caso allora possiamo vedere la formazione in presenza, forse la congiunzione versus non è quella giusta, perché forse vanno viste in maniera più integrata che non di contrapposizione, però sicuramente c'è qualcosa che la formazione in presenza non riesce a fare, e che invece la formazione, chiamiamola digitale, invece riesce, e in questo caso quello di produrre qualcosa che poi sia un punto di partenza per altri insegnanti che vogliano ripartire dal lavoro dei colleghi senza dover ricominciare da capo, in quanto per esempio un insegnante che vuole capire cos'è la progettazione a ritroso, con l'indirizzo, con il link di uno di questi archivi digitali, dice ma io insegno questa materia nella primaria, nella scuola dell'infanzia, vediamo cosa hanno fatto i colleghi, parto dal loro lavoro e poi cerco di capire, di decostruire il loro lavoro. Quindi occorre a questo punto dare una breve visione insieme dal punto di vista della diacronia, cioè bisogna innanzitutto dire che innovazione, parlare di innovazione in quanto a progettazione a ritroso, cioè bisogna avere un po' di pudore, diciamo così. Il metodo nasce nel 1998 dalla ricerca di Greg Wiggins e Jane Tighe, quindi tra l'altro non è che Greg Wiggins aveva già iniziato a lavorare su questo già nel 93, quindi ancora più vecchio. Poi nel 2004, quindi 6 anni dopo, ci fu al CESEDI un corso di formazione del professor Comoglio su questo metodo, io vi partecipai e fu per me una lampadina che si accese, cioè eureka, e dice ho trovato il tassello che mi mancava sull'apprendimento significativo, appunto. E poi a giugno del 2004 il professor Comoglio pubblica i 2 volumi che sono ancora reperibili in commercio per le edizioni dell'Ateneo Salesiano. Nel 2005 esce la seconda versione del metodo, dell'edizione inglese, che poi questo comando ovviamente non ha più tradotto. Dopodiché in America e negli Stati Uniti continuano a lavorare su questo, escono altri libri, altre precisazioni sul metodo, che qui ovviamente non ho messo. 3 anni fa scompare Grant Wiggins e nel 2016 abbiamo la formazione docenti. Quindi come potete vedere, il gap temporale tra il metodo quando è nato e quando approda ufficialmente in un documento ministeriale ufficiale è piuttosto ampio, si parla di 18 anni insomma, italiano, sì. Però io quando lessi nel 2016 non ho potuto fare che esultare, perché comunque l'applicazione di questo metodo
richiede anche un certo upset del proprio ruolo. Quindi, se noi guardiamo adesso in prospettiva sincronica, cioè soffermiamo sull'oggi, possiamo dire che la situazione attuale, il panorama attuale, sicuramente si è molto 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 complessificato, cioè non si può più proporre solo questo metodo che ha, secondo me, dei punti di forza che restano tuttora validi. Se uno si impadronisce di questo metodo, poi ha la strada facilitata verso molte cose. Però vi riassumo velocemente: oltre al PNFD, abbiamo il collega precedente l'ha richiamato, il Piano Nazionale della Scuola Digitale dell'estate del 2015, tutto il discorso sulla didattica per competenze che è partito dal 2007, dal decreto ministeriale sul nuovo obbligo dell'agosto 2007, e poi si è aggiunto recentemente gli sviluppi più recenti che sono sull'alternanza scuola-lavoro e soprattutto su alcune questioni che sono di grande attualità. Il progetto Mentep, che si è concluso lo scorso 27 marzo, è un progetto internazionale di cui faccio solo notare la P finale, dove si parla di pedagogia e non c'è una L di learning e non c'è neanche una T teaching, perché sono due cose messe insieme, c'è il learning e il teaching insieme formano una pedagogia. Quindi adesso non c'è tempo per spiegare questo progetto, però c'è una piattaforma, c'è un sito sul quale il docente può autovalutare, con una rubrica di valutazione fatta molto bene, il suo livello rispetto a alcuni standard internazionali. Poi ovviamente c'è quel rotondo rosso, è il project-based learning, che ha dei legami fortissimi con il metodo di Wiggins e McDyle, soprattutto al discorso delle domande. E poi c'è, parlando di alternanza scuola-lavoro, il grande capitolo delle soft skills, che è ancora una questione che è aperta, perché il mondo dell'industria bussa alla scuola per chiedere che vengano formate le soft skills, ma il mondo della scuola non l'ha recepito. E tra queste soft skills, questa mattina il professor Vivonet ha parlato del report del 2015, diciamo che è uscito nel 2017 un altro report sui risultati PISA che ha bastonato nuovamente l'Italia, dicendo che gli studenti italiani non sono capaci a risolvere problemi collaborando. Quindi abbiamo questi focus che adesso sono... Come? Sì, però diciamo la PISA ha fatto nel 2015 la scelta di focalizzarsi su questa, che non è il collaborare, il CPS, il collaborative progress learning, non è proprio una competenza, ma è un cluster di competenze. E quindi hanno scelto di focalizzarsi su questo, poi magari cambieranno anche, aggiungeranno. Quindi nel mio syllabus, diciamo così, del programma, ho aggiunto, qua lo faccio proiettare velocemente, ho aggiunto anche tutte queste questioni, per cui vedete come il metodo di Wiggins e McDyle in realtà non arriva neanche al 50%, perché il resto sono queste questioni che ho fatto vedere nella slide precedente. Quindi arriviamo alla conclusione, ci sono delle domande da porsi. Qua ho messo una foto che ho scattato stamattina a Derek Dekkerkov, perché quando ho letto ho cambiato subito, ho messo il frontespizio, la cover del libro di Warren Berger, A More Beautiful Question, uscito negli Stati Uniti nel 2014, che ha avuto un buon successo. Quello che diceva con molta efficacia, e avete sentito stamattina, Dekkerkov, è la stessa cosa, cioè sostanzialmente bisogna trovare delle buone domande. Quindi sono delle conclusioni sotto forma di domande. Innanzitutto bisogna chiedersi se elevare, cioè traslare la formazione in campo digitale serve a renderla più performativa, come diceva già Austin nel 74, cioè io dico delle cose e poi io le ascolto e poi faccio qualcosa, cioè serve di più o è la stessa cosa, perché se non cambia niente allora tanto vale. E poi, più in generale, quali requisiti rendono la formazione performativa? E poi c'è la questione di come monitorare la qualità della formazione. Adesso sapete, tutti i corsi di formazione devono passare attraverso questo filtro di SOFIA, il cui obiettivo è tenere sotto controllo la qualità della formazione. Però qua bisogna chiedersi a questo punto, e qua ho messo sia il professor Maggiotta sia il professor Berlinguer. Il professor Maggiotta ha parlato ieri, Berlinguer invece a Verona, il primo di dicembre, e però siamo lì, dicono la stessa cosa, cioè siamo sicuri che l'innovazione è il fine, perché si parla tanto di innovazione, ma in realtà il fine è un altro. Ha detto Berlinguer che la didattica, cioè la formazione, è l'attività che si evolve a partire dalla constatazione, dalla considerazione se i discenti, cioè in questo caso i docenti, crescono. Quindi questo MOOC è servito a far crescere i docenti nella consapevolezza o no. Questo
su questo ambito io posso dire che una cosa che ho cercato di fornire, la prima lezione del mio MOOC è stato questo, prendendo una metafora che mi ha suggerito il compianto Noam Green, che venne qua a Torino 12 anni fa, è l'ombrello. Cioè bisogna avere, i docenti devono possedere un ombrello teorico e anche di convincimenti personali che li protegga dal diluvio di innovazioni che ci sono. E quindi qua ad esempio qua è uno screenshot illeggibile chiaramente della bacheca dei saluti finali, però poi vi metterò l'indirizzo, potete vedere, leggere come molti docenti dicono grazie, perché questo MOOC è servito a far capire, quindi trovano che sia veramente servito a far migliorare l'effettiva le loro competenze professionali. Poi c'è una terza questione, vado velocemente, la valutazione della formazione. Vedete, questo è una grafica presa dal Piano Nazionale della Formazione dei Docenti. Sembra che tutta la valutazione passi attraverso un questionario. La Novelli diceva, a Verona abbiamo tabulato 20.000 questionari. Bene, però è sempre una rilevazione di quantità e non di qualità. C'è poi in ballo anche la questione della certificazione della formazione, cioè la formazione è efficace se ci sono tot numero di ore. La domanda che ci fanno noi quanto Scuola Polo per la formazione dell'ambito territoriale, ma se faccio un corso ne faccio solo il 60%, poi vale ancora? Noi personalmente rilasciamo certificazione anche se uno ha fatto 3 ore su 20, perché magari quelle 3 ore possono dare l'inizio a un processo di innovazione e di perfezionamento didattico. Ma poi in realtà soprattutto la certificazione che abbiamo rilasciato sul MOOC è basata, uno, sull'aver realizzato il project work, cioè rubriche e una unità di apprendimento, e poi aver fatto un diario di apprendimento digitale, e quindi è stato controllato tutti i diari, tutti i 438 i certificati sono stati controllati, tutti i diari. È un'operazione abbastanza, si vede subito se una persona ha lavorato o no, e questo ha fatto sì che noi abbiamo potuto garantire una certificazione di un certo tipo. Poi ecco, c'è il discorso del progettista di formazione. Sì. Questa è un'altra questione in palo. La notizia di stamattina, se guardate sulla stampa, è che si perderanno posti di lavoro e Andrea Gavosto si chiede se i 2 miliardi che risparmierà il MIUR all'anno per la perdita, per la contrazione della popolazione demografica della scuola, potranno essere reinvestiti in innovazione. Uno sicuramente dei filoni su cui investire sarebbe sui progettisti di formazione. Un altro strumento che bisognerebbe assolutamente tenere vivo è una call for MOOC a livello nazionale, perché ha funzionato, nel mio caso ha funzionato e penso potrebbe funzionare benissimo. E poi l'ultimo, ho finito, è il discorso del finanziamento della formazione, che è un capitolo molto importante, perché ci sono in ballo i soldi, ci sono, però solo per dire, io non sono riuscito a trovare un accordo con Emma per rinnovare il MOOC. Perché? Perché non so come giustificare le spese di gestione della piattaforma, perché ci sono, perché se l'algoritmo che mi distribuisce le peer review non funziona, c'è il ragazzo che è a Napoli, cerca di sistemarlo, ma io devo pur pagarlo il ragazzo, e come sulle tabelle che ci ha dato l'ufficio scolastico regionale non so giustificare i costi di gestione della piattaforma. Vi ringrazio. Grazie.